senza troppo farsi prendere dal panico. Questo è fondamentale. A frequentare gli esercizi pubblici. Esatto, continuare a frequentare gli esercizi pubblici, non fare allarmismo inutile e continuare a vivere, a divertirsi. E oggi c'è l'esempio qui in piazza. In piazza Sant'Agostino ad Arezzo c'è la voglia di scrollarsi di dosso tutte le brutte notizie di questi giorni, da quando il coronavirus ha iniziato a diffondersi in Italia. Ottimismo, serenità e voglia di vivere la città come più di prima è l'invito che fanno i commercianti in prima linea per la festa del Martedì Grasso. Secondo me bisognerebbe un po' sdrammatizzare, credendoci un po' di più al fatto che è solo una gran bella influenza molto aggressiva, e tiriamo avanti, speriamo. Il governo è ovvio che si è parato un pochino le spalle, perché si diceva prima, se fai l'allerta meteo e poi non succede si incavolano, se invece non la fai e succede si incavolano uguale. È ovvio che questo è successo anche con questo virus qui, questa allerta un pochino troppo esagerata, però noi siamo un popolo che ci sappiamo sicuramente rimboccare le maniche quando prima ne verremo fuori, ma nel breve tempo, poche ore. Sì, si avverte questa preoccupazione, però il nostro messaggio è veramente quello di stare tranquilli. Vogliamo dare un messaggio positivo, perché veramente non crediamo che ci sia niente di cui essere allarmati o eccessivamente preoccupati. Quindi veramente anche la festa di oggi vuole essere veramente un invito a vivere la città come sempre, a andare nei negozi come sempre e a frequentare i soliti posti senza eccessive preoccupazioni. Credo che non ce ne sia bisogno, credo che veramente sia eccessivo. La viviamo come dobbiamo viverla tutti i giorni, come la viviamo tutti i giorni. La situazione, come abbiamo visto anche dai telegiornali, è grave, ma non è gravissima, quindi viviamocela tranquillamente, ragazzi, e i commercianti sono contenti e vi aspettano. Il messaggio è questo: smettete di andare a fare la spesa e comprare camionate di roba, non serve, perché domani saremo qui e con più saremo uniti e con più si farà la forza per cercare di sconfiggere questo, come si chiama? Coronavirus. Ah sì, perché me lo ricordavo nemmeno più, guardi. Toscana non manca la buona tavola, la vogliamo buttare sul dolce. Sì, allora questi sono prodotti tipici del carnevale proprio in maniera assoluta e sono prodotti tutti artigianali. Oggi siamo andati sulle frittelle con la crema chantilly, i cenci, il tipico cencio ripieno sempre con la crema chantilly e col cioccolato, quindi anzi abbiamo anche quelli con la mucchina per stare in tema, abbiamo ripieno anche quello con la mucchina. Commestibile. E in rete c'è chi stempera la tensione così. Amici allettori, benvenuti da Gonfialo Qualunque. In questa situazione infattuamente, senza dubbiamente, coronamente con questo virus, volevo darvi un'informazione molto importante, cari. A noi il coronavirus ci fa cazzo.